devo confessarvi che sono un po' emozionato, perché non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte a una nuova auto che non è soltanto una nuova auto, ma che, come in questo caso, rappresenta quello che la Mercedes, devo dire, anche giustamente definisce l'inizio di una nuova era. Definisce l'inizio di una nuova era perché la EQC è la prima elettrica del marchio tedesco che è stata concepita con in mente soltanto la mobilità a zero emissioni. Devo dire che l'impressione che dà l'auto vista dal vivo non è quella di un modello particolarmente innovativo a partire dalle apparenze, ma questo è frutto di una scelta molto precisa. La Mercedes ha voluto un design che fosse prima di tutto rassicurante e in linea con quello dei modelli tradizionali. Le differenze, adesso ve ne faccio vedere qualcuna, sono veramente di dettaglio. La prima è costituita dalla griglia di quello che è un po' il ricordo, il retaggio di un radiatore di un modello termico. Qui naturalmente non c'è un motore a pistoni da raffreddare, ma è rimasta una griglia. Il trattamento superficiale però di questa griglia è molto diverso rispetto a quello delle Mercedes dotate di un motore tradizionale. Come vedete, l'aspetto è nero lucido e c'è una unica sagoma che raccorda i gruppi ottici anteriori e, per l'appunto, la calandra. Questo è un elemento che è stato detto alla presentazione dell'auto, sarà caratteristico di tutti i modelli elettrici della Mercedes, che saranno 10 da qui al 2022. 10 modelli elettrici, 10 miliardi di euro di investimento sulla mobilità zero emissioni. Insomma, la Mercedes fa finalmente sul serio. Fa finalmente sul serio, come del resto stanno facendo tutti i suoi grandi competitor, a partire dalla Jaguar, che ha già lanciato la I-Pace, e soprattutto dall'Audi, che negli stessi giorni, guarda caso, della Mercedes EQC ha presentato la sua e-tron. Vi possiamo preannunciare che sarà un testa a testa di quelli memorabili. Fra qualche anno si aggiungerà anche la BMW, con la derivata di serie della iNext, in quella che si preannuncia come una sfida a tre rinnovata anche sul settore della mobilità pulita. Ma torniamo ai dettagli di design di questa macchina, perché ce ne sono davvero di molto interessanti. Il posteriore, come l'anteriore, affida il suo discorso stilistico ad un elemento unico, trasversale, che collega i due gruppi ottici principali con un ponte luminoso molto bello, molto pulito, devo dire molto riuscito. Però anche qui l'impressione è quella di trovarsi di fronte a un veicolo tutto sommato tradizionale della Mercedes. E questo è frutto, come vi dicevo, di una scelta molto precisa, cioè quella di mettere su strada un veicolo che avesse tutte le caratteristiche di una SUV della Mercedes. Adesso, se qualcuno di voi non lo sapesse, ma si trovasse su strada di fronte a questa macchina, sarebbe veramente difficile dire che è un'elettrica. Non c'è bisogno, dopo tutto, secondo la casa di Stoccarda, di fare delle macchine che sembrino delle astronavi aliene per comunicare l'innovazione. Andiamo dentro. Ecco, l'impressione di pulizia che si trova all'esterno è la stessa che domina qui l'abitacolo. C'è la plancia, che è veramente sorprendente perché è ricoperta di un tessuto, questo lo sto toccando per la prima volta adesso insieme a voi, di un tessuto che non ho mai visto su nessun'altra Mercedes di normale produzione. Ma è proprio così, la differenza rispetto ai modelli di normali serie viene affidata a dei piccoli dettagli. Ce n'è un altro che è rappresentato dal colore delle plastiche lucide. Vedete questo metallizzato, questo color, diciamo, rame, bronzo metallizzato, che caratterizza le bocchette e che molto probabilmente sarà una scelta che riguarderà soltanto i modelli della gamma EQ. Per costruire la EQC, la Mercedes ha sviluppato una piattaforma interamente nuova che si chiama EVA, EVA, Electric Vehicle Architecture, sulla quale è montato un pacco batterie da 80 kWh di capacità. Significa che ci sono tante batterie e significa quindi che il peso complessivo della vettura è davvero notevole, anche rispetto ai modelli tradizionali più pesanti che siamo abituati a conoscere. Anche le SUV
di questa taglia. Infatti la EQC pesa 2425 kg, non è un valore da poco, ma per darvi un po' l'idea di quanto diverso sia i parametri di riferimento sull'elettrico, nonostante questa massa da vera Rolls Royce, da Bentley, la macchina accelera da 0 a 100 in 5,1 secondi, che è un valore che viene battuto soltanto dalla GLC col V8, la GLC 63 AMG, in questa categoria di riferimento. Quindi da un certo punto di vista le prestazioni non sono un problema per le elettriche, perché hanno lo spunto da 0 giri. Quello che è il vero problema rimane ancora a tutt'oggi quello dell'autonomia. Infatti la velocità massima di questa macchina, della EQC, che potrebbe andare sicuramente molto oltre, sapete a quanto è limitata? Soltanto a 180 km orari, quindi niente corse in autobahn. L'autonomia di questa macchina sul ciclo NEDC, che è quello passato, superato dal WLTP, è stata dichiarata essere di 450 km. C'è stata un po' di polemica in questo senso, perché qualcuno ha obiettato che ci sono delle concorrenti che fanno meglio. La risposta dell'amministratore delegato uscente, quello che oramai ha lasciato il posto a Ola Kallenius, vale a dire Dieter Zetsche, è stata che quello che conta per la Mercedes è fornire un pacchetto che sia superiore nella sua globalità, nel suo insieme, non soltanto dal punto di vista dell'autonomia, ma un po' in tutta quella che è l'impostazione generale del powertrain, del comfort, della concezione dell'abitacolo, degli spazi a bordo. Devo dire che l'impressione che ho avuto da questa macchina così innovativa, eppure così apparentemente normale, è stata positiva. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Ci vediamo col prossimo video.